primo classificato, si intitola Sutta al giardino ed è di Veronica Galletta. Dicono che non ricordo, ma sono loro che non ricordano. Il buco nella testa dà aria ai miei pensieri, permette al vento del mare di entrare e fischia, 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 fischia forte. Io, dopo l'incidente, ricordo tutto, ricordo magari di più, ricordo la barca di mio padre che mi veniva incontro, io che l'aspettavo sulla banchina. Ricordo le mani di mia madre che riempivano i pipi e li mettevano a cuocere. Ricordo il sorriso di Blecchia Amennola, il mio primo canuzzo, facci babbo. Ma quando mi ricordo di Mary, mi viene un dolore fortissimo proprio qui dove c'è il buco, ma diverso dal fischio del vento, e tutto comincia a furriare. Allora me ne corro in casa, mi siedo sul letto, al buio, le teste lo sanno, e anche loro stanno in silenzio per un po'. Lo so cosa dicono di me. Io conosco anche i soprannomi che mi hanno dato. Filippo degli testi, Uscemo, Filiferro. Si mettono laggiù dietro l'ultimo olivo alla fine della scala e mi tagliano tutto il pomeriggio. Loro non lo sanno, ma io non sono sempre stato così magro da ragazzo. Io ero forte, ero pieno di muscoli. All'America spostavo le casse al porto a due, è così che ho conquistato Mary. Uscemo, mi dicono. Sapessero loro quando ricordo. Ricordo e scavo. Scavo e ricordo. Posseggo la pietra e la trasformo in occhi, nasi, bocche. La pietra mi parla. Le teste mi parlano. Io dopo l'incidente sento tutto, sento anche di più. Gliel'ho detto, oh dottore, quella mattina alla visita. Ci sono giorni che il buco nella testa fischia forte, fischia come un treno. Lui non mi ha neanche considerato. Alzò la testa dal foglio e mi tagliò strano con questi occhiali piccoli e tondi che parevano sorci. Quando Paolo mi lessi, che mi mandavano dottori, io mi sono preparato per bene. La mattina mi sono alzato presto, insieme a Blecchi sono andato al pozzo a prendere l'acqua fresca. Poi ho messo la bacinella davanti alla testa di Vittorio Emanuele e mentre mi radevo ci parlava. Dice che era lui che mi aveva chiamato, che questo dottori parlava a nome suo. Almeno così diceva la lettera che mi è arrivata. E diceva anche che dovevo portare la carta, quello che mi resero all'America, all'ospedale. Io quando Paolo mi ha portato salita ci chiesi la cortesia di reggermela subito, in piedi, sotto al giardino. Me la mandava Vittorio Emanuele. Doveva essere una cosa importante. Ma appena mi lessi che dovevo portare la carta dell'America, la giornata mi diventò scura di colpo. Io lo so quello che c'è scritto nelle carte dell'America, me lo sono fatto spiegare anche se è scritto in inglese. Produttivo, nabile al lavoro, rimpatriato. Produttivo. Quando disi la prima volta mi sono stato a pensare a questa cosa della produzione e ho pensato che all'America sono strani. Chi vuole dire improduttivo? Le bestie producono, mica i cristiani. Per esempio, le pecore producono la lana, le mucche producono il latte, le galline le ova. Ma io, Filippo, sogno un cristiano, mica una bestia. Chi significa che non faccio più lana? Che non faccio più latte? Ova. Io un produttivo. È nabile al lavoro, sbatti, gliele farei vedere a loro. Tutte le mie teste, altro che nabile. Rimpatriato invece l'ho capito benissimo, come fecero capire Hitler, quando mi caricarono sul vapore che mi riportò in Sicilia. 40 yon ci avevo messo per arrivare all'America. 40! E mentre mi tagliava sta specie di surci o tutturi, gliel'ho detto, mi scusi, ossia, io non vorrei offenderla, ma ci deve essere stato uno sbaglio. Na litra, c'era scritto che io dovevo incontrare un dottore stamattina. E infatti mi susì presto per andare al pozzo con Blecchi a prendere l'acqua fresca, a lavarmi bene, a radermi la barba. Poi arrivai qua e ossia subito a farmi domande. Ma non mi vuole visitare? Non mi sente il cuore? Ah, vuole vedere la testa, o vuole vedere lo puttusulo, vuole vedere il buco. E quello niente. Mi tagliava, scriveva, senza visitarmi.
Manco la pressione mi misurava, ma faceva solo domande. E poi, appena io cominciavo a parlargli del fischio, dei motori, cambiava discorso, allora io ho capito tutto. Dice che a lavorare tanti anni alla ferrovia, a sentire i fischi, poi i fischi ti rimangono nell'orecchio. Dice che la mente fa brutti scherzi, dice che io mi ricordo del fischio del treno e allora mi pare di sentirlo, ma vattini, ma leviti, specie i sorci! Io sento tutto, sono loro che non sentono niente, sono loro che non vogliono sentire. È la notte, prima di andare a dormire io sento il fischio, entra ed esce, tutum, tutum. Ma non è il ricordo del treno, sono i mutura. I mutura che mi addumaro all'ospedale, all'America, sti cosa nivori e fitusi, mentre io ero là solo nel letto a dormire e a pensare a Mary, 40 giorni ci stetti all'ospedale. Loro dicono che non sentivo, che ero in coma, ma io sentivo tutto, e la notte, dopo che tutti se ne andavano, mi addumavano i mutura. Una bastonata mi dettero, proprio qui, sulla testa me la dettero. Così si pensavano, Filippo muore, basta problemi con Mary. La notte che mi sono svegliato si spaventarono se tuttora. Ma sono furbi tuttora, fecero sparire tutto, in mutura e tutte cose. Poi non appena mi susì, alla prima visita subito, produttivo, abile al lavoro, rimpatriato. Quando il dottore mi rese il foglio, sopra c'era scritto, pazzo. Dice che se no andavo in carcere 3 anni. Io subito ci chiesi, ma alla fine dei 3 anni posso andare all'America che mi aspetta? Quello manco mi rispose, mi feci solo segno con la mano, come a dire, arrivederci. E dice che non sento bene, dice che sento le voci. È vero, io di notte li sento ancora vociare. Allora io apro gli occhi. Mi suso in fretta dal letto. E corro fuori. A così, a un'ora, corro nel giardino, unì c'è il fico pala, quello grande. Il primo che vedo è sempre Blackie, coperto dall'ombra di spine, sta sdraiato, comodo, tutto di lato, con le zampe tisi tisi come un capretto legato al bastone. Dorme così, fingendo di essere morto Blackie, e con l'occhio ancora chiusi alza un orecchio verso di me. Me lo punta contro il binocolo, come il binocolo di un sommergibile, poi apre un occhio, sembra un stisso e mi talia. Mi saluta, appresso a dirlo sta vitanina, dorme arrotolata, con il muso stretto ficcato in mezzo alle due zampe d'arreri, e appena Blackie ha chiuso l'occhio, allora Tanina apre il suo. Mitalia innamorata, e un poco io mi vergogno di stare così a Anura, nella notte, sotto al ficupala, e penso che forse un poco hanno ragione sti disgraziati che avevano sotto al giardino a sussurrarmi, Filippo scemo. Sì, sogno scemo. Scemo d'amore per Blackie e magari per Tanina. Filippo Delicani, a così ora mi chiamano. Io lo sento, anche se me ne sto qua su nel giardino. Ridono di me, dicono che sono ignorante, sono loro ignoranti. Io sono un analfabeta. Non saccio leggere, ma saccio tante cose. Ogni martedì, Paolo, a Chiana è mia per portarmi la posta, io ci faccio trovare un poco da mangiare, un pezzo di pane cunzato, qualche oliva e le carrobbe. Mi piaci Paolo, non è come a chi sta in casa tuo giardino, Paolo mi conosci e mi capisce. Allora che arriva, prima a Chianari, si ferma, ad ascoltare un attimo, se non sente niente a Chiana, significa che sono libero e che lo sto aspettando. A volte però io sto lavorando, allora lui ascolta un poco. Ci sono giorni che faccio piano, che carezzo la pietra e tutto il giardino mi accompagna. E ci sono altre volte invece che batto forte, fortissimo, e la pietra grida, urla, e Blackie e Tanina presso ridda. Se capita Paolo manco a Chiana in scale, si gira e torna al paese. Ma la maggior parte delle volte si appresenta. E come prima cosa mi leggi la liccia che è arrivata, se è arrivata. Poi si assetta e mangia. Finito di mangiare, legge per me una rivista, un giornale, un libro, legge a voce alta e io lo ascolto seduto davanti alla porta di casa. Mi piace assai quando Paolo legge con tutte quelle parole che accinnescono la bocca.